Ciao a tutti ragazzi, sono Deven, bentornati sul mio canale, eccoci qua con il quarto episodio di Starfield. La nostra amica Sara ci ha appena detto di fare un salto da Outland per vedere di ampliare l'arsenale. Il problema è che io in sto gioco non capisco dove cazzo stanno le cose. E quello potrebbe essere un problema. O no? Mentre vado a vendere però vi dico che intanto ho scoperto, e con ciò vediamo subito se abbiamo un puntino ottimo. Ho scoperto che non ci avevo assolutamente fatto caso ragazzi, portate pazienza. Per usare il boost pack dobbiamo sbloccare almeno un punto di questo. Quindi si sblocca. Ottimo. Questo qua. Perfettissimo. Quindi adesso possiamo fare tac e tac. Ok, eccoci alla loggia. In realtà non avevamo molto da vendere. La cosa un po' mi perplime. Saranno tutte risorse quelle che abbiamo. Però si opera. Va bene, quindi aggiungiamo un altro pezzettino. Is there anything new showing up? No, it's the same as before. There's a massive output as the artifact is added. Hello there, Vasco. Greetings, Walter Stroud. Ah, zio Pera. Speculation, but I think you're right. We need more. Here, you've earned this. Welcome to Oh. Constellation. As a full member this time. No, non ho capito che mi ha dato. Per me è un onore. We're going to do great things together. All of us. By the way, how would you like to keep traveling together? I'm not sitting behind my desk for this. These artifacts are a new chapter for Constellation, and I'm going to be out there for it. And I want you out there as well. You got results. I need someone like you watching my back. Allora, diciamo di sì. We've got Per a few more leads we adesso. should talk about. First, there's Ok. an expedition that Samco has been putting together. It's in Freestar Collective Eccoci qua. Space, and he Il knows it pezzo che passa inside and davanti. out. There's also the Eye, our star station in orbit. About time for you to meet Vladimir. He's been hard at work tracking down more anomalies. And last but not least, Noelle. Have we heard anything from Barrett yet? A courier from Argos Extractors came by to let us know they're packing up the operation on Vectera. But that's it, no other word. That's not good. We should get over there and check on Barrett in person. Ok, quindi a lei non addosso niente, quindi posso dirgli così, tanto Whatever you think is poi best. sicuramente teoricamente non dovrebbe tornare la nave, boh. Fine Vasco, at your viecce. service, Captain. Captain. Now that you are a member of Constellation, I am at your also, Ok. given the likelihood that you will be out in unsettled space, it might be Oh, avevamo beneficial posti to go over esplorativi. exploration outpost development, in case you ever need to build a base for field research. Vabbè, intanto The chiami un attimo exploration degli of an avamposti. unknown planet can be a major undertaking. By building an outpost, you will be able to construct scanning equipment, resource extractors, and defenses. It is even possible to set up multiple outposts capable of manufacturing, allowing you to build advanced equipment. Ah, ci The proveremo la prossima blueprints you volta. need to construct an outpost should already be on your watch. It will automatically connect to any available materials for construction in your ship's cargo. Ok, mi faresti Captain, I comodo? will proceed to my assignment. Ah, eccoci qua. Ma da dove ci si arriva? Bella domanda. Gestisci il tuo equipaggio. Vuoi esaminare e modificare l'assegnazione dei compiti di ciascuno tra nave e avamposti. Ciascun membro presenta le abilità differenti. Ok. Tornerei a Vectera. Così. Perché mi va. Ma sì, dai, ma sì. Quindi vado a vendere e ci troviamo là, dai. Ok, signore, ho letto al volo. Cioè, sti stronzate, non te le spiega neanche. Devi andartela a cercare su Google. Io, a meno che non me lo so perso io, questo non l'ha spiegato, sta stronzata. Bisogna premere Q per accedere alla stiva di carico, che tra l'altro è già a 128, zio Pera, vabbè, ok. Quindi, provviste. Salve signore, che succede?
your back. Oh, no. Don't start. I've had enough Barrett for one lifetime. I don't need the sequel showing up on my doorstep. More pirates showed up when you were gone. We weren't as lucky this time. Calvert. Troy. Some of the new Dusties. They didn't make it. Well, how could you have? You weren't here. Anyway, I was pinned down behind some crates with Barrett. Bullets and laser fire everywhere. No smile on that damn carefree face of his. Like he knew this was it. I started steeling myself to go out fighting. Then that idiot puts his hand on my shoulder and says, "Stay here, Lynn. I got you." Next thing I know, two of the pirates are dead, and he's got the third one in a headlock. Drags him out into the open at gunpoint and demands to talk, or else I'm going to demonstrate Newton's third law on this guy's temporal lobe. And that's when they brought out Hela. I didn't overhear everything. But after the 10 longest seconds of my life, Barrett put his hands up, and both of them ended up getting taken aboard the pirate ship. And that's the last I saw of either of them. They could have grav-jumped anywhere. I tried pinging a transmission to the ship in the comms building before they left, but the pirates must have fried it. You want to try it? Go ahead. But the odds of them being alive, even if you could find them... I've lost a lot of people on this run, Dusty. I just want to pack up. Ok. Mannaggia, mannaggia. Ah, cazzo. No. No, dimmi che ce n'è uno in giro. Ti prego. Ti prego, ho lasciato il coso. Per sbaglio mi sa che l'ho droppato. Il... come Cristo si chiama? Recisore di Heller. Ma è quello che serve a noi? Oh, godo, l'abbiamo trovato. Ottimo, ottimo, ottimo. Questo è un banco da lavoro. Realizzare componenti di base da impiegare nella costruzione di strutture per avamposti. Praticamente con le materie prime, le risorse grezze, creiamo altre risorse più avanzate, semplicemente. Ok, e vediamo che c'è da fare. Computer non alimentato, cerca una fonte di alimentazione, no? Noti dei caricatori ausiliari nella sala vicina, sembrano utilizzare batterie regolari. Parla di questi. Però gli mancano le batterie. Batteria richiesta, sì, ok. E ce le segna già, forse abbiamo già scansionato il tutto e quindi ce le segna. Andiamo. Oppela, oppela, oppela. Ottimo. Eccoci. Trova un indizio sulla posizione di Barrett. Trasmissione emergenza? Sì. Quindi dobbiamo tornare da lì. Vabbè, non mi metto a leggere sinceramente. Ho trovato una trasmissione di Barrett. Let me see that. Funny. Even knowing he's alive, I still never want to see him again. Hela, on the other hand. Ok. Let me send you the location data embedded in the transmission. Find them, okay? Okay, bye. Be a while before Argos comes to pick me up. I'll be here if you need me. And hey, if you ever need a little extra help, I've been thinking of... Sì, reclutiamola, perché no? Ok, quindi dobbiamo andare a The Room. Ok, ci becchiamo là, signori. Intanto cominciamo già a scansionare. Nickel. Questo credo che sia per piazzarci gli avamposti. Eccoci qua. Finalmente qualche risorsina. Queste poi magari non ve le faccio vedere. Queste magari sì, qualcosina, ma la maggior parte magari me le faccio per conto mio, perché presumo possano essere abbastanza rompipalle da vedere. Ecco, sempre raccogliere risorse. Ok, questa è una nave caduta. Quindi usciamo la pistolina. Nave precipitata. Detto un po' meglio. Quindi scanner rileva cose? Bah, in realtà no.
Però c'è Heller. Ciao, Fra. Aspetta che luto prima, eh. Non so se te scoccia, però. Anche sti cazzi, no? Sedia. Ok, qualcos'altro da fregarti, Fra? Vai, filetto di salmone. Lo inculo, lo inculo. Ah, coglione. Dici, dici, che succede? Possiamo parlare o no? Non ho capito. Ah, ecco. You. And here I thought you were some pirate coming back to kill me. Lucky me, right? Nah, I'll be all right. Just, you know, wasn't trying to move around too much with all the painkillers and nausea meds running through me. Man, I was so terrified when I got pulled on board that pirate ship. There it was all. Sorry, brother. I'll get us out of this. Trust me. Questo non spiega, non è schiantato a terra. Oh, I'm getting to that. He tells me we need to start pretending to fight each other. Trick the pirates into thinking they need to come in before one of us gets killed. I just remember him shouting, "This kid is a killer. How am I supposed to defend myself against these pearly whites? He's gonna bite my face off. I mean, I didn't think it would work, but they came in. All of a sudden, we were wrestling with two of them. Barrett reached for one of their guns. Bingo. Blasted the pilot right in the back. Through to the flight console. Dropped orbit like a rock off a high rise. I blacked out. And when I came to, there he was, smiling like it was just another day on the job. You missed the fun part, Heller. I mean, I go through all the trouble of saving your butt, and you weren't even awake to notice. Then he did the little finger gun thing. Vai direttamente alla Oh, yeah. fine, Probably should have talked about that first. Did I mention I'm on a lot of painkillers? So, I was real excited when a ship showed up. Then, less excited when I realized it was a Crimson Fleet ship. And then, really, really less excited when Barrett said, "It's okay. I got this." He mumbled something to him, and then they were all gone. Sì. Yeah. You know, you're really the one who should be upset about all this. Me laying here half conscious. Real inconvenience. Got a signal from the ship before they grav jumped. Guessing it was Barrett. Haven't really been in a good space to have a listen. Here you go. Hey, I should come with you, right? I don't think anyone else is coming. Prima dobbiamo metterti in Yeah, sesto, fra. just don't ask me to operate any heavy machinery for a while. Give me a minute. I think the worst of it is. Yeah, I'll be all right. Vabbè, So, ok, let me know skippiamo when you un want to head out. attimo. Opzionale recluta Heller. Però non ci abbiamo più spazio, fra. Still think there might be a spot. Andiamo. Oh, I'm glad to hear you say that. Però io non dovrei avere più spazio, no? Quindi, ascolta trasmissione emergenza, presumo sia in note. Sì. Raggiungi Bessel 3. Ok, un altro saltones. Qua si salta da una galassia all'altra come fossero, boh, 2 km. Ciao Fra, tu chi sei? Fratello? Perché non me lo segno? Opera! Ah! Ops. Spiace, Fra, spiace. Ma chi sei? Sì, forse è meglio lasciarli stare, va buono. E prima cosa, scannerigno. Attenzione, alluminio. Oddio, forse sempre un po' meno. Oddio, mine, no! Cristo!
Ok, brigante pirata, mi fanno un po' ridere sti nomi se posso. Però va bene, ok. Allora, signori, eccoci tornati. Per voi è passato un secondo, per me è tipo un giorno. E in realtà, eccoci qua. Ok, facciamo. Mannaggia, mannaggia. Stavo dicendo che dovevo valutare se finire il video dove ci eravamo lasciati o meno. In base a editandolo effettivamente quanto fosse quanto sarebbe venuto lungo. Vabbè, avete capito? But non sono ancora riuscito a editare, perciò vabbè, continuiamo poi se proprio viene troppo lungo. Magari vi faccio un outro io poi in post, taglio il video, vabbè, insomma, vedo io, vedo io. Direi di buttarci? Ma sì, ma buttiamoci, ma tanto stealth per adesso ancora non se ne parla. Oddio, ok, ci sono. Ah, torretta, si opera. Come torretta potrebbe rompere, ve lo dico, ve lo sto dicendo. Ciao brigante pirata, com'è? T'a posto? Oh, no, brigante, no! Brigantello che non sei altro. Dove sei? Oppela! Eccoci qua. Fammi così, salve. Qualcun altro qua in questo edificio? Dov'è? Oddio! Santo padre! Oh Cristo! Ma ragazzi, ma quanto sono incazzati sti cristiani? Ok, famo così e va bene. Vediamo se riusciamo a fare un aggiramento. Vediamo, vediamo. Filibustiere pirata! Mio padre! Filibustiere. Oh no, c'è ancora quello! È buono. Quindi iniziamo dalla fine praticamente. Sono morti tutti in teoria, no? Non sento più spari, quindi ok, si gode. L'ho detto, l'ho detto. Ok, chi è? Il brigante pirata. No, liscio, oppala, oppala. Eccoci qua. Oh. Ma chi è st'altro? Ma, ah, attenzione, c'è qualcuno qua dentro. Oddio. Fra, non toccare il mio robot, vagabondo pirata. Oddio. No. No, la prima morte. No, devo ricominciare. Ok, perfetto, sono tornato al punto di prima, diciamo. Non che fosse tanto. Le cose da rifare, insomma. Il pezzo da rifare, però rompe sempre le palle dover rifare qualche pezzo. Attenzione, con la chiave dell'avamposto entriamo qua nel dormitorio, ipotizzo, se non c'è qualcosa di figo, urlo. Cassafortina è già. Potrebbe promettere bene. La cassafortina è difficile, non possiamo aprirla, mannaggia. Niente, guys, a quanto pare. A meno che effettivamente in questa cassaforte non ci sia qualcosa di estremamente figo, ma è difficile, quindi non possiamo aprirla. Spiace. Allora, signori, prima di entrare, vi annuncio che purtroppo a malincuore è una cosa che su Fallout non era così. Mannaggia, non capisco perché l'abbiano fatta così in questo caso. Ho provato a togliere un silenziatore e un fucile d'assalto che abbiamo trovato a terra. C'era, mi pare, il tizio lassù. Il filibustiere. No, era filibustiere. Sì, filibustiere. Solo che non ti toglie la modifica e così tu puoi usarlo in altre armi, come era su Fallout. Te la distrugge. E quindi, vabbè. Non che ci fosse. Che ci sarebbe servita. Vabbè. E sul fucile d'assalto, però. Cazzo. Vabbè, ok, entriamo. Attenzione, sta gentilmente conversando con i ragazzetti. Holy shit. You actually found me. Ah. Barrett is unharmed. The statistical probability of this scenario has once again defied all known mathematical models. Well, this is turning into a regular Constellation party, isn't it? I should have brought drinks. Matsur the Grim here and I actually have a lot in common. Both escape artists. Being captured by Sysdef myself plenty of times.
See, that's what I'm talking about. Relativity. We're all just creatures of the universe trying to get away from what's after us. You know, it's actually been kind of nice. Matsura the Grim here is a great host. No sense letting people's last moments be unpleasant. See, that's what I like about you, Matsura. Real Renaissance man. I have enjoyed our time together, Barrett. But I can't just let you go with nothing to show for it. Is Constellation willing to pay ransom in exchange for this man's freedom? Ma guarda, col cazzo, sinceramente. You want me to end all this with nothing to show for it? A ransom isn't about how much one gets along with the hostage. No, Nobody wants that. I'm still willing to talk. Ma comunque non riusciamo perché dobbiamo per forza farne 6, no? Per persuaderlo. This isn't getting us anywhere. Enough. I must insist on. E allora no, col cazzo, fra. No, no. Voglio tutto quello che hai addosso. Wait. We're all citizens of the universe here. No one needs to die. Well, I mean, no one else. Listen to your friend. I'm trying to be reasonable. No. Very well. Cristo santo. No, ma davvero sono scappati? No, fra, non me lo dire. Ma io ricarico il salvataggio se sono scappato, me ne frega un cazzo. Ok, non è scappato a sto giro. Però stiamo morendo, ottimo. Dai, veniteci. Opera. Oddio, che mira di merda. Scusate, scusate. Quindi chi manca? Un cazzo, non ha niente di particolare. Ma dai, zio Pera. Vabbè. Quindi eccoci tornati alla loggia, signori. Barrett, we were worried sick. Well, some of us were. I see what you did there, Walter. And I know you've been secretly crying into your piles of money just waiting for my return. Actually, Walter has been complaining about you more than usual, which is always a sign when he's worried. Don't start, Cadre. Wait, is that? And to think the first artifact was taking up dust on the library shelf. Now look at them all. Capito, Barrett? Feel it a bit, can't you? Ever since I found the second one, had the vision. Being around them is just comforting. So hey, I'm still not 100%, plus I feel guilty dragging you into all of this. Why don't I stick around? Help you get adjusted to the weird corners of the universe. Ma sì, ma sì. Quindi che dobbiamo fare? Ah, siccome ci avevano dato 3 missioni, finché non ne facciamo tutte e 3, probabilmente non ce ne danno altre. Proviamo a cercare Vladimir, va? Mother, father, porca troia, Samir. Prima vado a vendere, però. Ok, ma accendiamo nella prossima puntata, che per me sarà subito adesso, però... Vabbè, per voi no, per voi sarà domani, di quando vedrete questo video. Comunque, ok, spero che questo episodio possa esservi piaciuto. A me il gioco sta piacendo, anche se è abbastanza immenso. Poi mi sento impacciatissimo. Sarà anche il FOV e lo cambierò nei prossimi episodi, quando ho un attimo di tempo. Vorrò mettere la mod del FOV e del DLSS, come avevo detto. Soprattutto il FOV, madonna, questo FOV da console, vi giuro, sto impazzendo. E poi vabbè, il gioco in sé è un po' legnoso e macchinoso come classico Bethesda, quindi insomma, vabbè. Niente, vi invito a lasciare like e commento se appunto questo video vi fosse piaciuto. Poi mi raccomando, iscrizione importantissima, condivisione, campanellina e tutto quanto, mi raccomando, dai, supportate questo giocone e soprattutto il mio canale. Come on, guys, noi ci vediamo al prossimo video e vi ringrazio per la visione. Love you.